Affrontiamo il tema delle origini di Colombo. In effetti il navigatore ha fatto di tutto per mascherare la sua infanzia, la sua giovinezza e da dove viene, a quale famiglia appartiene. Non è facile ricostruire e a questo punto bisogna cercare anche di azzardare alcune ipotesi. In effetti la somiglianza fra Colombo e quello che è il suo papa, quello che abbiamo sempre detto il Deus ex machina dell'Operazione America, Giovanni Battista Cibo, Innocenzo VIII, che sta sul soglio di Pietro dal 1484 al 1492, cioè a soli 7 giorni prima della partenza da Palos, la somiglianza, dicevo, fra i due è incredibile. Basta riprendere il ritratto del ghirlandaio di Colombo, uno che si dice dei più veridici, perché di Colombo anche abbiamo moltissimi ritratti, uno completamente diverso dall'altro. Si tratta di un personaggio che può essere definito uno, nessuno e centomila. Il ritratto del ghirlandaio assomiglia in maniera inquietante con lo studio fatto dal pollaiolo per il mausoleo di Innocenzo VIII. Ci sono anche altre immagini di Cristoforo Colombo che abbastanza sono somiglianti con quelle di Innocenzo VIII, di cui abbiamo pochissimi ritratti per la verità. Ecco che si può presumere che Colombo possa essere un figlio illegittimo del Papa, il quale aveva due figli riconosciuti, e uno dei quali sposerà la figlia di Lorenzo il Magnifico, per cui Giovanni Battista Cibo diventerà il consuocero del Magnifico di Firenze, che darà un contributo alla spedizione colombiana. Due figli riconosciuti e pare altri non riconosciuti, anche numerosi. Potrebbero essere figli di una nobile donna di Napoli e in questo posso dire che ho avuto una conferma, nel senso che ho avuto una telefonata da una Irma Capece Minutolo, ultima discendente della dinastia prestigiosa dei Capece Minutolo, la quale mi ha detto la ringrazio perché vedendo il suo sito finalmente ho capito perché nella mia famiglia, per tradizione orale, si diceva che una nostra antenata aveva avuto a che fare con Papa Innocenzo VIII. Le origini della famiglia dei Cibo proviene dalla Grecia e anche questo è molto discusso perché si è fatto del fumo incredibile nel cercare di cancellare appunto tutto ciò che riguarda Giovanni Battista Cibo. Lo stesso per quanto riguarda i figli del Papa, perché ripeto, di due sappiamo benissimo la loro esistenza, degli altri non sappiamo nulla. Va aggiunto come ultimo fatto che Cristoforo Colombo ha un nome perfetto, a modo mio di vedere un nome d'arte, Cristoforo come Cristo Ferenz, è come si fermava Colombo, Colombo come la colomba dello Spirito Santo. Colombo inoltre al nord è come sposi dal sud, figlio di padre ignoto. Ecco che se si confrontano le immagini, se si segue un percorso diverso, forse si trova il vero identikit di Cristoforo Colombo, il quale nella sua firma poneva anche una X, una M e una Y che potrebbe significare Cristo, Maometto, Yahweh, portatore di Cristo. Io vi invito ad andare sul mio sito www. RuggeroMarino-CristoforoColombo.com a vedere quanto viene scritto sotto il video e volendo a leggere il mio ultimo libro, Dante Colombo e la fine del mondo, che è ancora in circolazione. Grazie e buongiorno.